Amici, buongiorno e bentornati sull'unico, vero, originale, non rifatto Orizzonte degli Eventi. Voglio invitarvi come sempre a iscrivervi a questo canale, a divulgarne i contenuti e naturalmente a seguirmi anche su Davvero TV degli amici di BioBlu, una piattaforma molto interessante, ricchissima di contenuti, di attualità ma non solo, con tanti tanti amici. E quindi iscrivetevi, abbonatevi a questa TV dei cittadini, Davvero TV. Bene, oggi come ultimo video dell'anno chiudiamo in bellezza con un grande ospite che mi onoro di appunto ospitare per questo video, il professor Marcello De Martino, linguista, filologo, storico dell'antichità, è un studioso di esoterismo. E in questa puntata ci parlerà di un suo libro, un libro che nel 2008 ha dedicato a Mircea Eliade, che aveva un grandissimo interesse per l'esoterismo. Quindi parleremo con il professor De Martino di questo aspetto di Mircea Eliade e soprattutto di una caratteristica sua molto molto interessante, e cioè di ciò che credeva possibile attraverso la letteratura, ovvero di superare le barriere temporali, di viaggiare nel tempo attraverso la letteratura, una cosa che in fondo possiamo sperimentare tutti noi quando leggiamo un romanzo e magari ci troviamo proiettati in un'altra realtà, in un altro tempo, in un'altra dimensione. Bene, vi lascio con piacere assieme al professor Marcello De Martino per i Twitteri Martinetus. Ciao a tutti e un bacio. Ciao. Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buongiorno, bentornati e chiudiamo l'anno 2020 con una grande partecipazione sul nostro canale di un grande studioso che ho il piacere e l'onore di presentarvi, il professor Marcello De Martino. Buonasera professore. Buonasera a lei, è un piacere vederla. Grazie. Allora, il professor De Martino, che è in uscita, anzi è già uscito il suo ultimo libro di cui parleremo dopo, così creiamo un po' di attesa, è linguista, filologo, storico dell'antichità e ha insegnato in varie università, anche negli Stati Uniti, la State University of New York, l'Università della Pennsylvania e anche all'Istituto di Institute of Asian Studies a Madras in India, perché è molto anche interessato all'Oriente, no? All'unione tra Oriente e Occidente. Ecco, oggi parliamo di un personaggio molto importante. Il professor De Martino è uno studioso di esoterismo e ha scritto questo libro nel 2008, Mircea Eliade esoterico, come sottotitolo Ioan Petru Culianu e i non detti. Quindi abbiamo due personaggi all'interno di questo libro dei quali parleremo stasera e penso che sarà molto interessante, perché per chi ha frequentato finora l'Orizzonte degli Eventi troverà dei collegamenti con altri personaggi di cui abbiamo parlato, ambienti culturali del Novecento che abbiamo trattato anche in altri video. Quindi io, professore, le lascio la parola e lascio che mi introduca il personaggio Mircea Eliade, che è molto noto a chi studia naturalmente l'esoterismo, ma che lei, lo dico senza piaggeria, è riuscita a raccontare in maniera estremamente brillante in questa biografia,
E quindi penso che sarà un input proprio per riuscire a, per chi non lo conosce, ad affrontare questo personaggio molto importante della cultura del Novecento. Ecco, quindi le lascio la parola, Grazie. introduzione, chi era Mircea Eliade, perché ne parliamo stasera, lo definiamo esoterista. Allora, innanzitutto vorrei sottolineare che Mircea Eliade era uno storico delle religioni, forse il più grande storico delle religioni del XX secolo. Forse l'unico merito del mio libro, Mircea Eliade esoterico, è quello di aver sottolineato la caratteristica, una delle caratteristiche di Mircea Eliade, cioè del suo background, dell'influenza che gli ha avuto nel suo pensiero, nella sua metodologia di indagine del pensiero cosiddetto tradizionale e lato sensu esoteristico. Era un aspetto misconosciuto. Quando dico misconosciuto intendo dire che era conosciuto da alcuni, ma sottaciuto. E il motivo è molto semplice. La dottrina dell'esoterismo è stata recentemente studiata dal punto di vista scientifico. Le cattedre di esoterismo sono recenti, sono state istituite soprattutto nel nord Europa, penso ad Amsterdam. Con per esempio un italiano, Marco Passi, che si interessa di Aleister Crowley, ma in Italia per esempio non esiste. Il motivo è molto semplice. L'esoterismo viene considerato fondamentalmente non una scienza, nemmeno una pseudoscienza, ma viene derubricato a superstizione. Nemmeno viene considerata come una forma, quale in realtà è, di religione o di pensiero religioso. Considerare Mircea Eliade, e questa è la pronuncia perché in francese Mircea Eliade, un esoterico o uno studioso di occultismo e addirittura una persona che è stata influenzata da esoteristi famosi. In primis Julius Evola e René Guénon, come dire, veniva considerata dai suoi seguaci, e ce ne sono tantissimi, soprattutto in America, seguaci che io ho conosciuto personalmente, come Bruce Lincoln, che ha preso la cattedra, che fu appunto di Johann Pedro Curiano, dopo che il professore venne barbaramente ucciso alla Divinity School. E anche da Wendy Doniger, che ha preso la cattedra Mircea Eliade, fondata proprio per ricordare il grande studioso romeno, e dire che era in realtà un esoterista, veniva un po' a essere considerato una deminuzio per questo personaggio, e quindi veniva un po' screditato nella sua scientificità. Questo problema si ripropose per tutta la vita di Eliade, e da quella persona estremamente intelligente che era, riuscì a trovare un accorgimento, cioè a dire tutto ciò che pensava dell'esoterismo e anche delle sue esperienze, perché questo è un altro fatto che metto in luce nel mio libro, le sue esperienze nel campo del soprannaturale. E questo è molto molto importante, perché stiamo parlando di uno storico delle religioni, cioè di uno scienziato. Problema è che qualsiasi persona che debba fare scienza si considera o si crede che debba essere distaccata dall'oggetto del suo interesse scientifico. E questo, se da un punto di vista generale è assolutamente ovvio e accettabile, non è detto che se una persona creda nell'aldilà o addirittura operi in maniera tale da avere dei risultati che esulano dal cosiddetto reale, venga destituito da ogni fondamento nelle sue ricerche scientifiche. E questa è una problematica che attiene a tutti gli studiosi di storia delle religioni e, stranamente, tutte queste persone che sono legate, posso dire, nel mio piccolo, in ultimo, anche il sottoscritto. Io mi sono occupato di due grandi storici di religione, due giganti, che sono appunto Mircea Eliade e Georges de Mesmes.
Entrambi erano innanzitutto amici. Georges de Mézil aiuta Miceliade nella sua carriera, lo fa insegnare a Parigi fino a quando nel 56, fino nel 56, perché dopo prende una cattedra a Chicago, quindi molto, diciamo, un po' age, un po' anziano, ed entrambi avevano un penchant per l'esoterismo. Diciamo che la parte eliadiana era più forte, era più immessa nel mondo del soprannaturale. Stiamo parlando che da giovane Eliade aveva fatto esperienze di tantrismo e anche di stati alterati di coscienza, aveva provato il soprannaturale. Questo E si cosa che. evince, scusi se la interrompo, si evince Dimmi. molto dai suoi diari che lei cita molto nella Dai biografia. suoi diari e soprattutto dai suoi romanzi. E lui riuscì a trovare un escamotage eccezionale. Che poi è un escamotage che utilizziamo tutti noi per cercare di dire delle cose. Abbiamo una compulsione, credo che gli psicologi possano accettare questa maniera di dire, una compulsione a dire le nostre esperienze eccezionali, ma non a, come dire, a palesarle del tutto per paura, per tema di essere considerati dei folli. E questo era esattamente il problema, uno dei non detti di Eliade. L'altro non detto, che attiene un po' a tutti noi, e qui anch'io mi ci metto, il fatto di essere un po' degli esiliati dalla storia, cioè essere persone che non si integravano nel mondo moderno. In questo senso credo che faccio una citazione su Evola, con lo quale Eliade ebbe dei profondi legami, lesse Evola fin da ragazzo, lo incontrò ben 3 volte, citava tranquillamente i suoi scritti e li fece addirittura adottare. Io ho trovato lo Yoga della Potenza alla biblioteca della Divinity School ed è evidente che l'aveva fatto venire lui. Allora, per dire, aveva una maniera di dire qual era. Il romanzo. Il romanzo, secondo Eliade, grande romancier, pensiamo che è stato proposto come Nobel della letteratura per ben 2 volte ed è stato bloccato in maniera un po' particolare perché gli è stato imputato di essere antisemita per i suoi, ecco, i famosi, il secondo non detto. Per i suoi trascorsi ideologici, allora aveva questo metodo, cioè di raccontare le sue esperienze sotto la spoglia della letteratura. La letteratura è la grande altra passione di Miceliade, oltre alla storia delle religioni, e potremmo dire che egli metteva nei suoi romanzi tutto ciò che non poteva mettere nei suoi scritti scientifici, anche se possiamo dire che qualche volta c'era un'eccezione. Per esempio, in 2 articoli, uno nel 1937, cioè il folklore come strumento di conoscenza, disse tranquillamente che se c'erano tante testimonianze nel folklore di eventi soprannaturali, non era un fatto mitico, ma era un ricordo di eventi reali. Credo che a tutt'oggi sia l'unico, come dire, articolo scientifico dove si ammetta da parte di uno storico di religioni la realtà dei fenomeni paranormali o, come dire, soprannaturali. Lo stesso nostro Ernesto De Martino, grandissimo studioso e storico delle religioni, con i quali chiaramente si fece addirittura un convegno con Miceliade, pensava che la magia funzionasse normalmente per chi ci credeva. Stiamo invece parlando di un'altra prospettiva. Per Eliade era un fatto reale. Queste sue esperienze personali vennero, come dire, trasmesse nello scritto delle novelle, soprattutto nelle novelle indiane del 1940.
Io, come dire, sono andato a vedere all'interno della trama di queste due novelle, soprattutto nella parte originaria, scritta in romeno, perché la traduzione era terribile, adesso ce n'è stata un'altra molto importante che è stata fatta quest'anno, ma originalmente la traduzione non dava ragione delle particolarità che vi erano. Le due novelle indiane sono appunto Il segreto del dottore Niberger e Notti a Serampore. Ce n'è una terza, che è un po' misconosciuta, scritta nel 1934, che in romeno Lumina ci si spinge, cioè la luce che si spense, con una ovvia citazione. Credo se non vado errato, a Hemingway. E in tutte queste tre novelle c'è un evento soprannaturale. Nella luce che si spense, addirittura c'è un esempio di rituale tantrico fatto da due personaggi e c'è appunto l'esplosione di fuoco che provoca la cecità da parte della persona. Ma più importante sono Il segreto del dottore Niberger e Notti a Serampore. Lì c'è naturalmente tutto il vissuto di Eliade in India, con personaggi reali. Stiamo parlando già di un modo di approcciarsi all'irreale che è in realtà una sorta di diario personale sotto mentite spoglie. E questa era una tecnica tipica per dire e non dire, i famosi non detti. A Notte a Serampore, in realtà, lui, come dire, distoglie la realtà dicendo e non dicendo e mettendo delle cose che mettono in dubbio il lettore se quello che sta leggendo è realtà o invenzione. E questo è deliberatamente voluto, perché lui sta raccontando delle azioni fantastiche dove il personaggio è evidentemente lui. I personaggi sono reali, Van Manen è il bibliotecario della biblioteca di Adyar della Teosofia, Lucien Bogdanov è un grosso iranista assolutamente vero, esistente, Surren Bose è uno studioso, tutti quanti e tre parlano di Agartha e di Shambhala e tutti e tre dicono di esserci andati. Verità, fantasia? Questo è proprio il gioco psicologico di Eliade, dire e non dire e dare delle informazioni subliminali al lettore perché capisca col suo interno. È un modo di fare tipico della psicologia del profondo con i quali Eliade aveva grossi contatti. Stiamo parlando di un personaggio che lui conobbe, è Gustav Jung. Voglio finire di dire abbastanza su un'altra novella che è Il segreto di Tonni Berger. Qui c'è un caso abbastanza particolare che nessuno ha messo nella dovuta importanza. Cioè, si parla di un personaggio che viene definito solamente con le iniziali J.E. che per la sua, come dire, foga nel fare degli esercizi yogici o tantrici, dipende, comunque da aver provato degli esercizi per andare al di là della propria finitezza umana, sbaglia ed ha una paralisi, che chiaramente nella traduzione italiana era all'epoca tradotta paralisie in romeno come inerzia. In realtà è vera e propria paralisi. Stiamo parlando di J.E. che tutti quanti identificano con Julius Evola. Ora, Julius Evola è stato paralizzato nel 1945, però la novella è stata scritta nel 1940. Allora, che cosa è successo? Per quale motivo io metto in evidenza? Allora, tutta gli scritti romanzeschi, ma anche l'interesse particolare di come storico delle regioni, le religioni di Eliade, era il tempo. Per lui è un grosso enigma, no? E soprattutto
È una grossa volontà quello di voler uscire dai confini temporali. Per Eliade ciò era possibile mediante delle tecniche che lui aveva imparato in India. Stiamo parlando che è uno dei pochi storici religioni che ha passato parecchio tempo in India e diciamo, sotto le direttive di un grosso yogi che è Swami Shivananda. Riconosciutissimo e stava nel suo kutiyar, nella sua capanna a Rishikesh, per un periodo in meditazione. Questo è uno dei primi field study che uno può vedere, ma non come si fa oggi. Cioè, lui veramente ha sperimentato delle tecniche, come dire yogico tantriche, per superare i limiti umani e per acquisire quelle che gli indiani indicano come le siddhi, cioè dei poteri sovrumani. Uno di questi poteri che l'accomuna anche con l'interesse di Umesi è quello di superare le barriere del tempo. Questo è molto interessante perché era la stessa problematica che prendeva Jung, la sincronicità e anche, diciamo, la possibilità da parte delle persone di avere i cosiddetti sogni lucidi, che sono un estraniarsi dal tempo e dallo spazio. Questa, come dire, correlazione tra due grandi personaggi che poi si sono ritrovati ad Eranos, quel point d'encontre eccezionale, purtroppo irripetibile e ripetuto, di grandi studiosi. Stiamo parlando di convegni che vedevano Henri Corbin, Auer, Celiade, grandissimi studiosi che avevano tutti quanti un interesse per il sovrumano e che facevano quella che lo stesso Miceliade definì una atmosfera teosofico-mondana. Parlavano e parlavano sempre di questi argomenti. Dobbiamo considerare che Jung era interessato a questi argomenti, lui stesso era molto preso dall'occultismo e dai rituali, soprattutto gnostici, ma aveva accanto a sé ad Eranos un personaggio fenomenale che era la Olga Freb Kapteyn, che aveva questi interessi sull'occultismo e sull'esoterismo, diciamo più che altro sul mondo preternormale. E in quel milieu c'era uno scambio di opinioni, ma anche una collimazione di vedute che gli faceva una sorta di fretria, di legacy, di grandi studiosi, stiamo parlando di Enrico Ben per esempio, che hanno poi scritto nelle loro opere scientifiche una grossa parte è da attribuirsi anche a quello che si chiama tradizione. E lì arriva quello che io è il centro del mio libro. L'influenza della tradizione, ripeto, sia di quella di Julius Evola, ma soprattutto di un grande personaggio che era René Guénon. Allora, è uno dei motivi per cui il libro è stato elogiato, modestamente, ma anche molto criticato, perché alcuni rifiutano totalmente questo tipo di interesse. Io ho portato i dati scritti dallo stesso Eliade. Eliade tranquillamente dice nei propri diari di essere stato influenzato dalla tradizione e di addirittura non dire quanto lo è stato. Quindi possiamo assolutamente, come dire, essere certi che in una parte lo è stato. Poi c'è tutta una sorta di testimonianze della gioventù di Eliade che io ho ripreso perché in realtà è poco fruibile considerando che il romeno in cui Eliade scriveva tranquillamente di cose che attenevano all'irrealtà. Ricordiamoci che la prima novella che ha scritto Eliade a 14 anni nel 1921 era Come ho scoperto la pietra filosofale. Io credo che sia indicativo. E così avvenire. Parliamo anche di un personaggio che, pur essendo in un paese periferico,
recensì, rivolta contro il mondo moderno e che prese Evola come punto di riferimento per i suoi interessi. Cioè, potremmo addirittura dire che prima dello storico della religione c'era, come dire, se non l'esoterista, l'uomo interessato all'esoterismo e all'occultismo. Fu una passione che non si spense mai, anche quando sembrò nella vecchiaia che se ne fosse distaccato. Il vero motivo di questo distacco era che lui stava a Chicago. E qui arriva il secondo non detto. Tutte le persone che lo conoscevano sapevano che lui ha avuto rapporti appunto con Evola, che era chiaramente un uomo di destra, e che chiaramente poteva richiamare anche il secondo penchant di Eliade, cioè per una visione molto conservatrice della politica. E tutto ciò non poteva andare in un ambiente molto alla page, adesso poi le cose sono addirittura peggiorate, molto modernista, che era già all'University of Chicago. E questo chiaramente a un certo momento impose quasi un atteggiamento di chiusura da parte di Eliade, sia chiaramente dei suoi interessi, come dire, trascorsi interessi per le ideologie vagamente di destra, e sia soprattutto per i suoi interessi esoterici. Naturalmente ogni tanto le cose scappavano di mano. Faccio un esempio personale. Sono andato a incontrare, mi sembra nel 2015, non sbaglio, Bruce Lincoln alla Divinity School. All'epoca eravamo in ottimi rapporti, adesso un po', diciamo, ma lo siamo ancora, ma insomma, abbiamo avuto delle divergenze, come dire, sempre per motivi ideologici, via, ma non troppo dal punto di vista degli studi di storia delle religioni, e mi raccontò un fatto molto particolare. Lui stava facendo la tesi di dottorato, entrò dentro l'ufficio di Eliade e mise in imbarazzo sia lui che un suo allievo, perché stavano questi due parlando di René Guénon e del re del mondo, uno, cioè non proprio lo scritto più scientifico, e sì che ne ha fatti René Guénon. Ricordiamoci che l'introduzione alle dottrine indù è la tesi di dottorato di René Guénon, che non venne discussa perché Servan-Levy gli fece una presentazione negativa e le doyen gli negò il dottorato. Stiamo parlando comunque di una persona che scriveva dei bellissimi libri. Lo stesso Eliade, a un'intervista, disse che L'uomo e il divenire, secondo il Vedanta, era uno dei suoi libri preferiti. Quindi, lui parlava con questo suo allievo del re del mondo. E quando l'allievo se ne andò via, Bruce Link mi ha raccontato che domandò molto indispettito a Eliade per quale motivo raccontasse queste cose improponibili al suo allievo, e con grave imbarazzo Eliade disse: "Ma sai, questo è un personaggio in quest of, alla cerca di. Come dire, non è colpa mia, mi considero un guru, è un ragazzo particolare, mi viene a chiedere queste cose." Lui rimase molto indispettito di questo fatto, Bruce Lincoln, come se in realtà, ed era così, si nascondessero. E quando era il momento, Eliade usciva fuori con le persone con le quali si fidava dell'aspetto esoterico. Questo fatto mi è stato confermato dal mio amico Pat Dvini, che ha preso il master a Chicago e che ha scritto la più grande biografia di Randolph sulla magia sexualis, e che conosce Eliade perfettamente. Disse: "Assolutamente è vero, quando era sicuro di poter parlare con certe persone parlava di esoterismo, altrimenti stava zitto." Ecco, questo è un atteggiamento tipico di tutti gli studiosi, e devo ammettere, lo faccio anch'io.
E io non voglio essere preso in giro da persone che cercano di diminuire la mia scientificità anche quando essa è palese. Io scrivo libri di 1000 pagine con 20 lingue antiche solamente perché vengo considerato una sorta di mago con il cappello a punta. È una tipica metodologia che viene utilizzata per distruggere dei giganti, quali io chiaro non sono tra questi, che vengono utilizzate contro Micheliade e Giorgio di Nesiva, ma che in realtà è così. Allora, io qual è il merito del libro? Beh, è evidente, se ce n'è uno è quello di aver detto le cose per come stavano. Io ho fatto un'operazione di verità. Posso stare adesso ad altre domande se Sì, vuole. è molto, molto interessante questo ritratto di un personaggio che giustamente è molto interessante il discorso sulla sospensione del tempo, no? Sul ruolo della letteratura come mezzo appunto per viaggiare tra le dimensioni temporali. Una cosa che poi riguarda anche il cinema, insomma, tutte le forme Assolutamente. narrative, no? Addirittura il Anzi cinema si parla io. di sospensione della realtà, appunto, proprio per questa Allora, illusione. lui addirittura aveva. È interessante perché è uno dei primi a fare questa. Io l'ho chiamata, una parola un po' difficile, mille-poiesi letteraria estatica onirica. C'è una piccola novella che io ho tradotto come il litomante, cioè il lettore delle pietre. Non esiste in italiano, l'ho tradotta io. C'è un bel brano tradotto nel mio libro dove c'è proprio questa situazione. Poi ho riportato una interpretazione della stessa novella di Eliade il Medesimo, cioè il romanzo, la lettura della letteratura, cioè del libro scritto, della narrazione, ha un effetto distraente ed alienante, porta via, e lui diceva, ecco, importante, più del teatro, la lettura non è solamente ammazzare il tempo, è portare in un altro tempo, ed è il tempo mitico. In questa novella c'è un lettore delle pietre, una cosa abbastanza normale nell'antichità, che incontra un personaggio. E gli fa, come dice, gli racconta la sua vita, soprattutto di quella che era appena successa, quindi del futuro appena passato, prendendo non le pietruzze, ma il libro che stava leggendo. E legge nel libro, la vita appena passata. E questo è per lui anche una maniera di, come dire, un potere della lettura e della letteratura, quello dell'estraniamento, di entrare in un mondo parallelo che è il mondo mitico dell'illud tempus. Ed è una visione che si rifà anche al sogno lucido, cioè c'è una sorta di estasi, di fuoriuscita dal corpo, in realtà fuoriuscita dal tempo. Ricordiamoci che è sempre la fissazione tipica di Eliade e anche di Dumézil. Ricordiamoci che Dumézil fece uno dei suoi ultimi libri su Nostradamus, e quindi è evidente che per gli storici la ossessione è quella del tempo. Anzi, vorrei ricordare qua la più importante biografia di Eliade fatta da Turcanu. Florian Turcano, che è Micheliade, Le prisonnier de l'histoire, è il prigioniero della storia. In realtà, molto spesso viene considerato Eliade come l'esiliato della storia, un uomo che è al di fuori ed è imprigionato in un suo tempo diverso. Quindi sono tutti personaggi che hanno a che fare con il problema temporale e sulla possibilità di uscirne dalle catene del tempo. Come diceva anche Dumézil, Nostradamus aveva interpretato la risacca del tempo, e quello per lui è la possibilità di sapere il futuro.
Per Eliade c'erano varie altre possibilità, non solo il sogno lucido, non solo, come dire, le tecniche yogico-tantriche, ma anche la letteratura. Una cosa che, incredibilmente, è più alla portata di tutti. Noi quando leggiamo una novella, un romanzo, entriamo in un mondo, ci identifichiamo con un personaggio. Andiamo in un altro mondo. Eh sì, in un certo senso anche quello che succede nel cinema ed è anche una forma di straniamento dalla realtà. E per lui aveva anche una possibilità di predizione, ma addirittura di realizzazione del futuro stesso. E uno quando predice fa. Ed era anche uno dei motivi per cui gli interessava importante la figura del guru. Delle Siddhi, cioè del potere uno anche di prevedere e modificare il futuro stesso, una sorta di superuomo o di macrantropo, come lui ha scritto, un uomo grande, è un'altra sua novella. E questo è molto importante perché ha fatto una filosofia del romanzo, non molto considerata. Stiamo parlando di un personaggio che ha scritto molti romanzi, come ho già detto, è stato proposto per il Nobel di letteratura, ma che pur essendo molto spesso tradotto in francese e anche in italiano, c'è la Jacob Book che ha fatto tutti quanti i suoi romanzi, adesso un'altra casa editrice, è la Bietti, non è molto conosciuto dal grande pubblico. E i suoi romanzi che ebbero un grandissimo successo. Un enorme successo in patria. Stiamo parlando che i primi due romanzi, quelli appunto indiani, furono uno scoop, una cosa del best seller. In Italia è sempre stato molto di nicchia. I libri di Celiade non sono stati mai letti. Sono libri un po' difficili. E forse raccontano, o sono anche un po' diversi dalla nostra cultura. I libri di Eliade parlano di India, ma dell'India eterna, dell'India non è il solito viaggio, parla di esperienze particolari, di personaggi storici. E bisogna avere anche una sorta di mentalità apparecchiata per capire quello che dice. E cioè è difficile perché stiamo parlando un po' di uno storico di giorni che faceva anche il novellista. Quindi porta dentro di sé tutta la sua cultura, che non era poca. Stiamo parlando di persone che sapevano 8 lingue, che avevano studiato una biblioteca enorme, libri che ancora, avevano scritto libri che ancora adesso sono dei masterpiece. Pensiamo alla sua tesi di dottorato che è diventato lo yoga dell'immortalità, un libro insuperato. Il libro sullo sciamanesimo. E sulle tecniche dell'estasi, che ancora adesso è un punto di riferimento, l'ultima edizione con la prefazione di Wendy Doniger, leggermente negativa, ma dice che comunque è un punto di riferimento ineliminabile per qualsiasi tipo di studi. Quindi lui portava nei suoi romanzi, ed è impossibile che non lo facesse, tutto il carico della sua cultura, e ciò ha una certa difficoltà per quanto riguarda il lettore. Malgrado tutto, i romanzi di Eliade hanno tutti quanti questa facoltà distraente, soprattutto le novelle indiane, quelle precedenti, che sono dei punti, delle vette che diciamo non sono riuscite, lui non è riuscito più a raggiungere. Furono dei camei eccezionali. Ricordiamoci che una di queste novelle, un'altra giovinezza, come che il titolo del film è stato fatto da Francis Ford Coppola, un film a mio avviso bellissimo, fatto molto bene, che non ha avuto tutto questo grande successo. Ce ne sono stati anche altri, un giovane Hugh Grant che fece Maitrey, anche questo un grandissimo successo in patria, naturalmente non è stato molto riconosciuto. Vabbè, è un autore importante e come tale non è di facilissima o di facillima, scusate, intervenzione,
però a mio avviso messo in maniera tale da poter essere usufruito meglio dal pubblico, credo che sia ancora un autore di un certo respiro, di una certa importanza, soprattutto rispetto a questi che vengono considerati gli autori bravi moderni. A mio avviso non sono affatto da confrontarsi. Questa è una vera critica, credo. Sempre per parlare di tecniche di estraniazione dal tempo, comunque di uscita dal presente per proiettarsi nel passato e nel futuro, anche la psicanalisi, secondo gli Ade, ha questa caratteristica. Abbiamo parlato prima del rapporto con Jung, che era il più aperto anche alla psicanalisi, più anche ai confini con l'esoterismo, ma c'è anche un sospetto, tra virgolette, su Freud, no? Ah, beh, sì. Anche la psicanalisi freudiana può essere Questo è interpretata. molto interessante perché lui era amico di Jung, chiaramente lo conosceva, ma lui sa perfettamente la querela che c'era stata tra Jung e Freud per, diciamo, la paura, anche qui bisognerebbe psicanalizzare Jung, dell'occulto. Si racconta, veramente racconta Jung, che addirittura Jung era stato, gli si era detto da parte di Freud di non lasciare mai la psicanalisi perché dovevano fare causa comune contro la peste del XX secolo, che era l'occulto. Va bene, e c'era questa sorta di paura. Che cos'è in definitiva l'occulto? È l'inconoscibile. E stiamo parlando di un periodo storico in cui c'era lo spiritismo, c'erano attraversata la filosofia, e chiaramente loro, soprattutto Sigmund Freud, voleva fare un paradigma che si opponesse a queste, diciamo, visioni pseudoscientifiche. E beh, bisogna dire che comunque Jung fu la risposta peggiore, secondo Freud. Jung fondamentalmente gli archetipi junghiani e tutta la psicanalisi del profondo non fa altro che andare verso una visione se non proprio dell'irreale ma sicuramente della coscienza del soprannaturale. Faccio qui notare che ci sono stati due libri di un psicologo di Harvard, Richard Hall, che racconta Jung Cult, il culto di Jung e di Aaron Christ, uno è stato tradotto anche in italiano, come appunto Jung fosse impregnato di visione esoterica, soprattutto mistico-gnostica. Freud, anche lui aveva, non poteva non sentire le sirene del milieu. Però cercò di opporre un nuovo paradigma. Naturalmente, quello che riuscì a farlo fu appunto Jung. È interessante notare, mi sarebbe piaciuto essere lì presente, perché io so che Dumézil odiava tranquillamente Freud e tutta la psicanalisi. Credeva che fossero delle cose che assolutamente inventate, che non rispondesse alla realtà. E che anzi mandavano via l'uomo dalla realtà del soprannaturale e soprattutto la parte freudiana. Mi sarebbe piaciuto ascoltare che cosa i loro discorsi. Dovete sapere che appunto tutti quanti sanno, anzi, che i contatti, i rapporti tra Dumézil e gli altri furono strettissimi. Lui, e quindi io sono convinto che parlassero anche di esoterismo e anche, oltre a storia delle religioni, anche di psicanalisi. Faccio presente che il figlio, un mio carissimo amico, purtroppo ora non c'è più, di Dumézil, Claude Dumézil, era il presidente della società freudiana francese. Quindi posso pure immaginare gli scontri tra il figlio e il padre. Tra parentesi, io ho una intervista inedita con il figlio di oltre 2 ore,
dove lui mi ha raccontato e ha fatto un po' psicanalisi del padre. Chiaramente non mi ha parlato né di Eliade né di tutti quanti, però posso capire che la psicanalisi junghiana, ma anche freudiana, fosse un paradigma dell'epoca che veniva messo su per arginare la vaga teosofica occultistica, che da quelle persone un po', diciamo, con necessità scientifiche veniva, e questo era anche Eliade, ricordiamocelo, Eliade non è che prende tutto quanto dalla tradizione, ne prende per ciò che gli viene bene per il suo framework, per il suo quadro ermeneutico che è di tipo fenomenologico. Non è che prende tutto. Eliade non nasconde mai a grandi linee il suo interesse per la tradizione o per grandi autori come René Guénon. Però dice che va vagliato, non dice quanto è stato influenzato, certo non va nei particolari, però non rifiuta. Questa è anche una cosa che bisogna dargli atto e merito. Per esempio, non espunge mai dai suoi libri le citazioni a Julius Evola, che devo dire è sempre uno stigma per un libro per essere messo al bando. E questo lui non l'ha mai fatto. Però certo non poteva, René Guénon si lamentava che non dicesse apertamente quanto l'influenza della tradizione o dell'esoterismo l'avesse aiutato, e tutti quanti lo scusavano dicendo: beh, ancora non ha una posizione molto forte nell'Accademia. E quando ci arrivate erano tutti morti e lui si è stato zitto. Quindi, come dire, questo non detto è rimasto tale. Però in maniera tale che qualcuno riesce a capirlo, ed è ciò che mi sono sforzato di fare io. Importante però, come giustamente si stava dicendo, sia la psicanalisi, al contrario di Mesid, viene totalmente accettata, soprattutto quella junghiana. Chiaramente lui legge anche Freud, però la parte archetipica, ricordiamoci che il concetto di archetipo esiste anche in Eliade, anche se leggermente diverso da quello di, cioè diverso, non leggermente, da quello di Jung, e ciò è stato messo in luce soprattutto dal seguace e dall'unico allievo che ebbe veramente Eliade, cioè Culiano, nella sua, come dire, biografia, prima biografia che fu scritta in italiano, dobbiamo dire, nel 1978 per i tipi della Cittadella di Assisi, e che io ho rieditato per i tipi del Settimo Sigillo, con la parte spunta che era spunta perché Eliade gli aveva detto: è meglio che la levi. Era la parte dove si parlava di Evola. E vabbè, e questa era la solita, i soliti non detti. E c'è appunto la difficoltà da parte di questo personaggio altrettanto misterioso, che è appunto Johann Pedro Culiano, come dire, il giovane ideale, si potrebbe dire, quello che voleva essere come lui e che purtroppo non ce l'ha fatta perché la sua vita è stata spezzata da un evento luttuoso, fu ucciso nel bagno della Divinity School quando era molto giovane, e da un personaggio non si sa ben da chi ancora, anche se si sono fatte delle ipotesi, ma anche lui aveva un penchant fortissimo per l'esoterismo, sanno tutti quello che succedeva alla Divinity School, cioè Johann Pedro Culiano faceva leggere i tarocchi ai suoi allievi come esame di storia e religioni. Quindi tutti quanti sono innanzitutto per i simboli, ricordiamoci questo. Eliade, meno Dumézil, soprattutto Guriano, il simbolo è importante. Il simbolo che rimanda al mito e rimanda poi al rito. E questi sono questi tre, come dire, punti in cui tutta l'opera di storico delle religioni di Eliade verte. Un'opera infinita, notevolissima, non si sa bene quanti articoli abbia scritto, tantissimi libri, tante novelle, e questo è un apporto alla storia delle religioni ancora insuperato, come d'altronde fu per il suo sodale
Georges Dumézil per quanto riguarda la storia delle religioni indoeuropee. Io mi sono avvicinato a questi due grandi studiosi per tanti motivi, principalmente perché credo di avere un idem sentire con tutti loro. Sono uno storico delle religioni indoeuropee, mi interessa l'esoterismo, ho la stessa visione fenomenologica e nello stesso storico comparativa, sono uno storico anch'io, e con Dumézil di più perché abbiamo entrambi la propria ascendenza come linguisti. Dumézil si era dottorato con Méliès, il più grande linguista francese, ma chiaramente con Hédiade c'è più questo contatto con l'Oriente. Reale, io ho vissuto in India. Dumézil non c'è mai andato, ha conosciuto solamente attraverso i libri. E invece io non dico che ho fatto la stessa cosa come Eliade, però ho vissuto anche l'India reale e Eliade l'ha fatto, è stato parecchio tempo e anzi è stato forse l'unico paese orientale che ha conosciuto e che a fondo, perché per il resto si è mosso solamente in Europa e in America. Io ho girato un po' di più. Dumézil neppure, Dumézil in India, io credo non ci sia mai andato, e ha cominciato a girare per il mondo un po' tardi, tranne l'Oriente vicino, cioè la Turchia, dove lui fu lettore di francese. Poi ritornò in Francia e ha fatto la sua carriera. Ecco, questo è quello che volevo dire sulla psicanalisi. A proposito di Dumézil, parliamo un po' di questo nuovo ultimo libro che si intitola Il mattatore sacrificale, il coltello e la vittima, morfologia del dio indoeuropeo della guerra e genesi delle tre funzioni duméziliane. Allora, grazie per questa opportunità. Scusi, volevo No, no, continuare. appunto mi è molto interessante il titolo e questo mattatore sacrificale rimanda un po' a certe, insomma, tendenze attuali al sacrificio, Assolutamente sì. alla ricerca della vittima sacrificale, insomma, dell'agnello, del. Proprio questa, lei ha preso proprio la parte finale del mio libro. Non cerchiamo di, come dire, fare degli spoiler, perché il libro va letto tutto quanto, anche se è un po' ponderoso, però è io dissemino degli enigmi, sette enigmi, su tutto il libro e alla fine si risolve tutto quanto. È una sorta, anche questo, io mi ispiro a questi grandi studiosi che scrivevano, una sorta di libro iniziatico dove il lettore innanzitutto impara e dove va alla ricerca delle nostre radici spirituali che sono indoeuropee, il nostro background culturale fondamentalmente e dal punto di vista generale si può dire che il libro verte sul sacrificio. Il sacrificio inteso come attore, agente e paziente, vittima e soprattutto il mezzo della vittima, che è l'uccisione. Due sono i grandi studiosi, questa a parte Dumézil, che mi hanno accompagnato nella reinterpretazione della rifunzionalità indoeuropea, oppure della risalita all'indietro delle origini delle tre funzionalità indoeuropee, che sono Walter Burkert, grandioso studioso dell'antichità greca, e René Girard. Con René Girard ci collega il fatto che lui ha insegnato alla City University of New York, non nello stesso dipartimento, io in quello di linguistica, lui in quello di francese. Sono quadrato e non nello stesso periodo, mi sembra evidente, io sono molto più giovane, non di molto, ma comunque è così, è il fatto del ragionamento sulla vittima. Allora, ho cercato di spiegare la trifunzionalità indoeuropea come un grosso sistema vittimario, che si ricollega sia da una parte alla framework, alla ermeneutica burkertiana,
dell'uomo selvaggio cacciatore che come dire, dalla situazione di preda diventa predatore, quindi una trasformazione ontologica di noi, psicologica anche, da animali prede, vittime, a predatori, uccisori, e al problema psicologico che ciò comporta, cioè al fatto all'enormità dell'uccisione di un animale inteso come parte di un mondo in cui noi ci riconosciamo e quindi anche dell'omicidio, della vittima sacrificale umana, che è la parte finale del mio libro. Il sacrificio animale è il grande paradosso dell'uomo, perché in realtà quando noi eravamo prede, eravamo, insomma, noi veniamo da scimmie frugivore. Poi a un certo momento abbiamo cominciato a mangiare carne. Questo non ha dato pochi problemi a livello psicologico a un animale che aveva comunque una massa cerebrale tale da poter produrre pensiero e coscienza. E non è che si uccide così tranquillamente per uno che ha coscienza, c'è un ricasco dal punto di vista psicologico. E che cosa ha provocato questo? Un grosso problema da superare, il senso di colpa. Il senso di colpa che deve essere gestito e superato, altrimenti ci opprime. E ci sono questi tre attori che sono appunto la gente, lo strumento, il coltello, la spada e chiaramente la vittima. È importante come superare questo fatto. Bene, importante superarlo mediante la compenetrazione e la compassione, ma anche l'identificazione del soggetto predatore, cacciatore, uccisore con la vittima preda. Siamo la stessa persona, c'è una sorta di compenetrazione e di compassione tale per cui c'è una sorta di introiezione della vittima nel personaggio che uccide, tale per cui si sente come se si fosse suicidato. In questo senso, l'accollarsi la colpa è un po' come dire cauterizzarla. E queste tre funzioni sono poi riconducibili alle tre funzioni indoeuropee, che sono la prima, la seconda e la terza, cioè la prima, quella della sovranità giuridico-religiosa, la seconda, quella della guerra, e la terza, quella della protettività. Il come e per come chiaramente deve essere, come dire, esplicitato in un libro che è addirittura adesso in due tomi. Però è appunto una mia interpretazione a livello sacrificale di una grande invenzione per alcuni o scoperta per altri, per cui il sottoscritto, che è quella del trifunzionalismo europeo. Quindi, prego. Quindi invitiamo così alla lettura di questo libro ultimo uscito e naturalmente a riprendere anche questo libro su Mircea Eliade esoterico. Abbiamo parlato poco di Cugliano, però nel libro c'è appunto una possibilità di conoscere maggiormente questo grande personaggio che appunto ha gravitato attorno a Eliade. Allora, il Cugliano purtroppo è una meteora, una grande promessa non mantenuta per motivi non suoi. È stato ucciso giovane ed è praticamente questo anche il suo motivo di fama, soprattutto in America. Non si sa chi l'ha ucciso, c'è sicuramente un fatto politico all'interno, ma era quello che voleva superare, colui che voleva superare Eliade. Era come dire, il suo successore, era quello che ha messo a posto l'Enciclopedia di Storia delle Religioni, che ha fatto Eliade, il manuale di Storia delle Religioni, e l'ultimo l'ha fatto lui, già però, come dire, cambiandolo. Aveva delle idee che andavano oltre quelle di Eliade. È anche un po' particolare il suo atteggiamento, perché dopo morto cercò di smarcarsi, però
dell'influenza iraniana, ma questo è un po' normale per qualsiasi seguace cercare di evincersi dall'ombra paterna molto elevata, eh? Stiamo parlando di un grandissimo maestro. E Culiano ancora adesso, malgrado abbia scritto molto di meno rispetto a propri motivi, rispetto a Eliade, i suoi libri sono molto citati ed è ancora molto ricordato nella stessa Chicago e nella Divinity School e soprattutto in Romania, dove appunto la sorella cerca di mantenere alto il nome di questo grosso studioso, anche in Italia. Questa è una cosa che voglio dire, importante. Nietzsche, Eliade e Culiano avevano legami con l'Italia molto forti, entrambi si erano interessati alla tesi, sia la tesi di magistrale, cioè la tesi di laurea di Eliade che quella romena di Culiano, si interessavano sul Rinascimento italiano. Anzi, in un periodo in cui in Romania si faceva, tutti quanti si interessavano di letteratura francese, Eliade uscì fuori e si interessò di letteratura italiana. Addirittura fu amicissimo di un grosso, un grandissimo studioso letterato, purtroppo dimenticato, che fu Papini. E nel 27 e nel 28 venne in Italia proprio per incontrarlo e lo incontrò. Quindi i legami tra la nostra patria, poi chiaramente Culiano si prese anche una laurea qui a Milano. E con il suo referente era Ugo Bianchi, e quindi con questi due personaggi i legami con l'Italia sono molto forti, e anche questo deve essere un nostro vanto. Nietzsche Ariade diceva sempre che il suo maestro nelle nostre religioni era Raffaele Petazzoni, era un italiano, e appunto Ugo Bianchi era il maestro di Culiano. In questi grandi personaggi, oltre l'interesse per il Rinascimento, c'è molto della nostra cultura e del nostro insegnamento universitario fatto anche da grandi personaggi, come appunto ho detto Raffaele Petazzoni, e questo ci dovrebbe rendere onore. E questo è un bel salto temporale che abbiamo fatto in un passato dove contavamo veramente qualcosa e oggi quello che contiamo viene nascosto, Questi tenuto per. sono i problemi del tempo. Il tempo attuale non è quello passato, ma io spero che le cose cambino. Quello che dico adesso credo che voglia essere ben messo in chiaro. Io scrivo per il futuro e a testimonianza della nostra cultura italiana e realmente europea, non fatta dell'economia, ma della cultura e della nostra identità che esiste e che è il portato di millenni di storia e che è quella che rimarrà nel futuro quando noi saremo polvere e quando sarà polvere anche quella sovrastruttura politica che opprime le persone, le individualità degli stati, quella rimarrà per sempre. La disfunzionalità europea, ma anche diciamo le siddhi degli yoghi, tutta la cultura nostra, quella è immortale, è un archetipo e non ci sarà nessuna imposizione economica sovranazionale che potrà portarcela via. Anche la nostra italianità, quello di noi essere il punto di riferimento della cultura internazionale non potrà essere cancellato da nessun decreto governativo, da nessuna legge sovranazionale, da nessuno. E al di là degli uomini, e questo ci deve far sperare bene per il futuro, rimarrà qualcosa di noi, non omnis moriar, e sono assolutamente certo di questo. E quindi fondamentalmente sono ottimista. Bene, cerchiamo di esserlo tutti, così sicuramente perché queste radici, questi legami col territorio, con la cultura, aiutano molto. Sono qualcosa che appunto sembra
sembrano sotto un incantesimo malvagio, però ci sono e devono avere la forza di uscire, di rompere questo incantesimo. Quindi mi associo all'ottimismo per tutto ciò che verrà. Io ringrazio infinitamente Marcello De Martino per questa lezione magistralis Una chiacchierata piacevole. su Mirceliade, e con l'invito naturalmente di approfondire questo personaggio e tutte le cose di cui il professore ci ha parlato in questo libro che si chiama, che poi apparirà in sovraimpressione, Mirceliade esoterico, edito nel 2008 e naturalmente anche l'ultimo lavoro, l'ultima fatica del professore, Il mattatore sacrificale, il coltello e la vittima. Quindi io ringrazio e saluto Marcello De Martino e facciamo. Anch'io ringrazio veramente di cuore, è stata una piacevole chiacchierata, sono veramente molto compiaciuto che qualcuno si interessi ai miei studi, un po' particolari, un po' esoterici, ma credo interessanti e mi si consenta questa piccola vanità che dovrebbero essere più ascoltati, se non dal sottoscritto, almeno in generale. Bene, quindi speriamo che questo appello appunto sia naturalmente accolto. Grazie a tutti e buona serata e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Thank you.